Un patto per lo sviluppo congiunto dei territori di Pistoia e Prato lo hanno sottoscritto stamani i sindaci delle due città al termine della seduta congiunta, la terza da dicembre ad oggi, delle due giunte comunali nel Palazzo Comunale di Pistoia. Tanti temi, l'ambiente, quindi in particolare l'utilizzo delle acque, i rifiuti, la mobilità, temi concreti, cioè azioni da fare. Non è un mero documento di intenti, ma una serie di operazioni, di contributi che Prato e Pistoia porranno alla Regione, al Governo e di azioni che faranno insieme con delle scadenze, marzo 2017, in tutto 2017, nel 2018, per dare risposta a una serie di esigenze fondamentali per i nostri territori. Il documento è molto ben fatto, secondo me ci dà delle opportunità importanti, come abbiamo fatto noi con Firenze, l'abbiamo replicato con Pistoia, abbiamo trovato un bel clima e insomma penso siano passaggi importanti per lo sviluppo dei nostri territori. Il Comune di Pistoia e il Comune di Prato stabiliscono un patto di cooperazione rafforzata su temi concreti, con una tempistica definita, con altrettante schede operative che traducono l'ispirazione generale che è contenuta nel documento di sintesi e che prevede una serie di azioni puntuali con un metodo che vedrà un monitoraggio ed una riflessione condivisa, sistematica nel tempo e che coinvolgerà anche altre istituzioni. Penso in particolare per la sicurezza urbana alla proposta che rivolgeremo ai prefetti di svolgere almeno due volte ogni anno il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in forma congiunta. Penso in particolare per i temi dello sviluppo economico alla proposta rivolta alla Regione Toscana di immaginare un ambito della programmazione economica regionale condiviso tra Prato e Pistoia, e l'invito che i due sindaci stanno per rivolgere ai presidenti delle fondazioni ex bancarie, ai due presidenti delle Camere di Commercio, anche in vista della fusione delle Camere di Commercio, per stabilire una sorta di cabina di regia per orientare lo sviluppo economico del territorio in un rapporto tra le istituzioni, con le categorie della rappresentanza economica e il sistema delle imprese.